Sono da tempo sotto gli occhi di tutti gli smottamenti che stanno interessando la strada che collega il centro storico con la marina di Roseto. La provincia ha effettuato dei sondaggi ed ha accertato che è un tratto di strada provinciale interessato da dissesto di natura franosa molto profondo e pertanto necessita di interventi di consolidamento mediante palificazioni, con costi rilevanti. Sta inoltre provvedendo alla redazione del relativo progetto e al reperimento delle necessarie somme. Nel frattempo, il comune di Roseto Capospulico ha provveduto a proprie spese al rifacimento della condotta di scarico delle acque bianche, a suo tempo realizzato con materiali risultati non idonei. Nella fattispecie si tratta di tubi in cemento, sostituiti con materiale plastico ad alta resistenza idoneo per zone franose. Contemporaneamente, la provincia di Cosenza interverrà per una sistemazione provvisoria atta a ripristinare la viabilità in sicurezza per il periodo estivo. Nonostante il periodo di difficoltà che attanaglia gli enti pubblici, il comune di Roseto e la provincia di Cosenza hanno dimostrato grande sensibilità intervenendo con i mezzi di cui al momento dispongono. Ovviamente vi terremo aggiornati. Domenico De Palo, RCS Channel.